Roma. Ah, sì. A Roma ormai però purtroppo non sono andate avanti in Europa League, è un peccato, però penso che il progetto di Daniele sia un progetto bello e quindi bisogna dargli fiducia, perché in Italia a volte si esagera troppo presto sia nel bene che nel male verso gli allenatori, quindi bisogna anche cercare di avere un po' più di tranquillità e cercare di fare un bel progetto. Da centravanti a centravanti, 21 gol di Lukaku sono soddisfacenti o meno? Perché ma a Lukaku, Roma se ne parla molto. Sì, ma Lukaku al di là dei gol penso che abbia aiutato molto la squadra, è uno dei centravanti grossi, è un centravanti che fa respirare la squadra, poi chiaro lì ci sono dinamiche di soldi e che non lo so io, però è un centravanti che comunque gli equilibri li sposta. Ma secondo te la Roma ha fatto quello che doveva fare in campionato? Cioè i tifosi sono un po' delusi, si aspettavano qualcosa in più a fine stagione? Ma è chiaro, visto come poteva andare, soprattutto c'è stata la possibilità dell'Europa League, c'è stata questa possibilità della Champions, però è chiaro che ci sono state squadre che sono andate più forti. Non è facile perché è arrivato, penso che ha dato un'idea di gioco, non era facile, però da quando ha preso la Roma secondo me non ha fatto male, Daniele. Parlando di centravanti, Scamacca è un rimpianto per la Roma, questo Scamacca che dovrebbe guidare l'attacco della nazionale? Beh, è chiaro, Scamacca è un giovane forte, a volte in Italia abbiamo troppo fretta per bruciarli e quindi bisognerebbe avere pazienza, è stata brava l'Atalanta a credere in lui e anche quest'anno secondo me è stato molto bravo il mister Gasperini perché nei momenti di difficoltà l'ha lasciato fuori, l'ha fatto crescere, adesso è tornato a livelli importanti. In vista dell'Europeo però vedi favorito Scamacca o Retegui? Ma è chiaro, dipenderà un po', qua dipenderà dal mister, da Spalletti che idea ha, però è chiaro che secondo me adesso Scamacca ha fatto qualche gol importante che gli ha dato ancora un po' più fiducia e quindi comunque è un centravanti forte. In quale big vedresti bene Zirkzee? Non ho capito. In quale big vedresti bene Zirkzee? Zirkzee innanzitutto è un attaccante forte, però bisogna vedere il modulo, perché secondo me sicuramente è un attaccante, per fare la prima punta devi iniziare a fare più gol, perché se vai nelle big il centravanti deve superare secondo me i 15-20 gol, quest'anno ha fatto bene, chiaro se lo fai giocare con due punte è già diversa la cosa, perché Zirkzee è una delle sue migliori qualità che lega molto il gioco, è uno che fa giocare bene la squadra, però nelle grandi squadre alla fine devi fare i gol. Ma Allegri è stato trattato male secondo te oppure è stato giusto così? No, giusto così trattato male, da vedere da lì fuori secondo me alla fine ha raggiunto gli obiettivi che la Juve sinceramente doveva raggiungere e poi è chiaro secondo me lì sono tanti anni e quindi ha buttato giù tanto nervosismo e alla fine esploso magari anche troppo, però sai sono scelte che fa una società seria, una società importante, adesso vediamo chi prenderanno. Ieri De Rossi contro Gilardino, che effetto ha fatto a Luca Toni? No, è bello vedere ex compagni che stanno facendo bene, anche il Gira ha fatto qualcosa di straordinario, perché tra i due magari De Rossi lo vedevo già di più come allenatore, invece il Gira sta stupendo tutti e ha fatto qualcosa di eccezionale, sono contento ed è bello avere allenatori che comunque oltre a essere giovani propongono anche un bel gioco. Fiorentina, Palermo, due piazze che ti sono molto care, si stanno giocando qualcosa di importante. Sì. Beh, la Fiorentina è chiaro, è già la seconda finale, sarebbe giusto regalare una gioia ai tifosi viola. E il Palermo sono i playoff, è chiaro, sarà un po' svantaggiato perché comunque gioca spesso fuori casa, però è chiaro che la squadra c'è. Però sai, nelle partite secche bisogna vedere se nelle partite poi quelle che contano, quelle di adesso, c'è i giocatori più importanti che stanno anche bene. Tra Vlahovic, Lautaro e Osimhen, qual è l'attaccante più forte che c'è oggi in Italia? Ma secondo me, adesso come adesso, Osimhen a me piace, è un attaccante forte, un attaccante d'area. Poi a me sono tre attaccanti veramente forti, perché secondo me sono i più forti. Lautaro ha fatto l'ultimo step per diventare un allenatore, un centravanti veramente importante, è diventato il capitano. Ha preso più fiducia e Vlahovic ha iniziato a vincere, quindi quando un attaccante inizia a vincere, inizia a sentire il sapore della vittoria, secondo me diventerà ancora di più un animale. Grazie.